ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo è di Giocheremo a YouTubers Live. E andiamo subito a salutare i nostri tre eroi del giorno, che per oggi sono Matteo, Giuseppe e Mary Kat. Ciao ragazzi. Grazie per la condivisione. E allora, siamo di nuovo qui. Ok. Nello scorso episodio vi avevamo chiesto consiglio sul cambiare appartamento o meno. È scoppiata una guerra su questa cosa. Sì, assolutamente. Diciamo però che c'è stata una sorta di parità, perché i commenti sono stati abbastanza equilibrati. C'era chi ci diceva di conservare i soldi e aspettare, e chi invece di trasferirci subito. Quindi, per accontentare un po' tutti, abbiamo cercato di trovare un compromesso, ovvero abbiamo aiutato Stereniki a racimolare abbastanza soldi per poter cambiare casa. Esattamente, anche perché ci siamo accorti che non possiamo più stare in questa casa, perché non prendiamo più exp dalle cose che facciamo. Infatti, se vedete, siamo a livello 15, totalmente bloccati. Quindi diciamo che il gioco un pochettino ci sta dicendo: o te ne vai o te ne vai. Sì, in pratica non ci siamo accorti prima di questa cosa, ma siamo un pochettino costretti, e quindi decidiamo di cambiare casa. Cos'altro possiamo fare? Almeno siamo messi bene coi soldi. Esatto, 1100 dovrebbero bastarci. Comunque hai letto i commenti, cioè, certo, hai visto che figata. Cioè, noi pensavamo che il working space fosse proprio una cosa per collaborare, ma proprio avremo una persona che fa i video per noi nel nostro canale. Cioè, fighissimo. Sì, l'ho letto anch'io, stavo appunto per dirti questa cosa. È una figata. Vabbè, io sono curiosissima. Muoviti. Andiamo? Muoviti, che aspettiamo? Andiamo? Nel momento in cui abbiamo deciso di andarcene, di cliccare sul bottone per trasferirci, Tessa ci ha chiesto se poteva venire con noi. Noi ovviamente l'abbiamo rifiutata, perché non si deve neanche permettere di dire una cosa del genere. E sapete cosa ha detto? Ho trovato questa camera e mi ripaghi così. E pensavo che fossimo amici, ma mi sbagliavo. C'era bisogno di fare anche la voce di Tessa, perché sì, non anche pensa abbia sta voce. Sai come ha finito? Questo è proprio l'inizio della guerra. Goodbye, I hope you fail. Quindi arrivederci, spero che tu fallirai. Cioè, ci sta proprio portando siga, ragazzi. Io, guarda, no, ormai Tessa ormai abbiamo capito che è una persona terribile. Cioè, dico io, ci molli. Esatto. Ti arrabbi perché non ti vogliamo nel nuovo appartamento. Esatto. Perché ovviamente ce ne stiamo andando solo a causa sua. E ci porta pure sfiga. Cioè, ci augura il peggio. Ma vi sembra? Io auguro il peggio a lei. Sai di che cosa è gelosa? Mm-hmm. Che noi siamo dei livelli 15 come youtuber e lei di livello 1. Ecco il suo problema. Non combinerei mai niente nella vita, Tessa. Stanne certa. Guarda! Oddio! Cosa sta succedendo? Ma è un palazzo! Oh! C'è anche il secondo piano? Cioè, quindi, allora, prima avevamo una stanza. Questo è proprio un nuovo intero appartamento. Ecco perché poi l'affitto è così caro, perché è gigante. Ok, stai dicendo che essendo arrivati nel nuovo appartamento, che è più grande, possiamo iniziare ad avere il nostro primo collaboratore. Quindi penso che ce lo fa scegliere subito. Esploriamo, facciamo un tour. Il nuovo appartamento. Giustamente, okay. Io voglio vedere bene cosa tutto c'è. Allora, questa è la nostra postazione. Quello che cos'è? I giochi, qui, giusto? Qui scaffale dei giochi. E questo scaffale delle console. Vedi? Figata. Infatti, vedi, ne abbiamo solo uno. No, due. Ah, l'altra è sotto la TV. Esatto, okay, questa perfetto. È la nostra TV come sempre. Postazione per i corsi, molto più bellina rispetto alla vecchia, che sembrava una cantina. Era tutta arrugginita quella vecchia, era bruttissima. Qua c'è il nostro bellissimo computer. Guarda come ci sta bene nel nuovo appartamento, il triplo monitor. Che poi ti farei notare che la lampada passa attraverso il monitor, cioè, guarda. No. Va bene. Il letto, che finalmente è separato da dove registriamo. Vedi, bellino, è una figata. Almeno non si vede più nelle registrazioni il letto dietro, ok. Poi qua c'è il bagno, ok, perché in effetti avevamo un bagno. Non lo so. Bella domanda. Vabbè, probabilmente era un bagno in comune, perché questo è tutto un appartamento per noi. Prima invece avevamo solo la stanza. Ma possiamo salire anche al piano di sopra? Sì, mi sa di sì. Aspetta. Sali. Oh, okay. Mio Dio, cosa ci sarà sopra? Non lo so, vediamo. Cosa ci sarà? Ah, è la postazione. Un'altra postazione, giustamente, per la persona che assumeremo. Non c'è ancora nulla, ho notato. Solo porterà il PC. Che bellino. O glielo dobbiamo pure comprare. Secondo me dobbiamo pure comprare il computer. Ma dove dorme poi l'altro? Nel bagno. Nel bagno sicuramente. Perché un letto è uno del nostro, giusto? No, dorme lì per terra, dai. Si deve accontentare. Ci dobbiamo arrangiare. Siamo ancora un po' poveri. Bisogna arrangiarsi. Guarda cosa c'ha scritto Tessa. Guarda. Ha scatenato l'inferno. Cioè, guarda quanti pollici giù.
ha influenzato. Io non ho parole. Sì, sai perché? Perché lei ha molti amici, quindi capito, non solo ci ha scritto che dovremmo essere bannati da YouTube, in più ha chiesto ad altre persone di lasciarci i commenti negativi. Io non ho parole. Guarda, Tessa è perfida fino al midollo. Voglio dire una cosa. Domenica ci vendicheremo di te, Tessa. Visto che su YouTubers Life non ci permettono di essere cattivi, stiamo pensando a un piano su The Sims. Ti ricreeremo lì e te le faremo passare proprio di brutte, guarda. Di tutti i colori. No, io non ho parole. Cioè, ci molla, ci insulta quando decidiamo di non andare a vivere con lei e ci fa pure questo. Sai cosa facciamo? Cosa? La inviteremo al nostro matrimonio. Ma tipo al nostro matrimonio di quelle che puliscono i petali di fiori che sono rimasti in terra. Perché non si merita a lavorare, neanche dici. L'invito a una persona del genere. Non si merita nulla, solo cattiverie. Guarda, io non ho parole. In ogni caso stiamo studiando per migliorare ancora l'editing, dato che continuano a insultarci su quello. Dopodiché andiamo al cinema e cerchiamo il nostro collaboratore. Dobbiamo sceglierlo bene. Esatto, siamo andati al primo evento disponibile, che sarà domani. Proprio perché abbiamo davvero fretta di conoscere il nostro nuovo collaboratore, abbiamo deciso di andare al cinema. Spero che troveremo qualcuno di decente. Sarà una scelta alta, okay, guarda, lo immagino già. Possiamo iniziare a prepararci. Ci fermiamo con lo studio. Dai, Sereniki, continuerei a studiare in un altro momento qua. Come ci vestiamo? Ci dobbiamo vestire bene, perché anche noi dobbiamo essere, capito, ben presentati, certo, carini, e fare subito una buona impressione. A me piace, cioè, vuole. A parte questi pantaloni che sono un pochettino così, tipo così. Ma tutto nero. Così? Allora, siamo qua, dobbiamo scegliere il nostro collaboratore. Sai cosa facciamo? Facciamo un vlog dove parliamo ai nostri iscritti che siamo al cinema per alla conoscere... ricerca, esatto, del collaboratore. Vai. Come lo farà il vlog? Oddio! Che succede? Che succede? Guardalo che carino. Guarda la faccia che sta facendo. Ok, salutiamo. Non essere imbarazzato, Sereniki. Sappiamo che è il tuo primo vlog, però devi essere bravo. Sì, magari si ha un po' di vergogna a registrare all'aperto. Questo mi piace. Chi è? Guarda, chi è? Erwin. Guarda che barbetta che c'ha. Questo mi sembra una persona professionale. Non sembra anche a te uno youtuber a modo, non Poi ha un look diverso, capito? Potrebbe attirare al canale persone diverse. Lui è un buon candidato. Quindi ci parliamo un pochettino, ci chiacchieriamo un po' e poi cerchiamo qualcun altro, perché almeno due o tre dobbiamo conoscerli. Perché qua non possiamo vedere il livello che hanno come youtuber. Quindi non se possiamo... hanno un livello come esatto. youtuber. Perché non è detto che tutti siano youtuber, giusto? Non lo so. Ah, aspetta, avevamo il tastino. Ok, siamo ritardati noi, perfetto. Allora, vedi, il work contract ci costerebbe $84 al mese da aggiungere ai 320 dell'affitto, quindi... Ma è livello zero in tutto, no? Sì, è livello 1. Ok, è salita la nostra amicizia e lo possiamo assumere, andiamo? Andiamo. Vediamo? Guarda, glielo sta dicendo. Sì, è felicissimo, Erwin è felicissimo e ha accettato, ha detto addirittura, sono felicissimo di collaborare con te, spero di non deluderti. Ma sta piangendo, piangere. Si è emozionato. Ok, vedi, lo possiamo anche licenziare quando vogliamo, no? Questa cosa mi diverte già tantissimo. Cioè, ne potremmo fare delle belle. Io non voglio dire, Erwin, non ti preoccupare, non è il tuo caso, tranquillo. Forse. E gli fai l'occhiolino, capito? Con l'occhiolino così. Puoi stare tranquillo. Erwin, poi sei anche emozionato, ma che carino. Ma allora, qui ci mandano sempre via. Io pensavo che a 175.000 iscritti fossimo un po' più famosi e che ci trattassero un po' meglio, ma ancora no. Erwin è talmente felice che ha iniziato a ballare al centro dell'appartamento. È arrivato in casa e ha iniziato a ballare, allora. Lo adoro già, te lo dico già, mi sta troppo simpatico. Allora, come facciamo a fargli fare dei video? Make a video, vediamo come funziona. Ok. Lo comandiamo proprio noi. Seleziona il gioco. Perfetto. Ah, e usa il nostro computer? Ha un computer. Non lo so, allora. Ok, si guarda, sto andando a registrare. Non ci credo. Dove sta registrando? Aspetta. Qui, si è messo qua. Quindi non sta usando il PC. Ah, forse era un gioco per console, credo. Non lo so. E noi nello stesso momento possiamo fare un video? Credo di sì, secondo me comunque li dobbiamo comprare. Vlog. No, scrivi. Il mio nuovo collaboratore. Il mio... Milo. Nuovo collaboratore. Vlog. Anche un cuoricino. Anche un cuoricino, perfetto. Ha completato il suo primo video e fa schifo. Ma schifo è un complimento, poverino. Cioè, 5, 6, 3, noi ormai facciamo tipo 800. Che facciamo? Io ho un'idea. Okay. È un po' brutto, poverino, per lui. È un po' brutto, ma secondo me è la cosa migliore da fare. Gli facciamo registrare i video, ma poi non li pubblichiamo. Così si allena...
E non roviniamo la qualità del canale perché c'è, dai, è troppo scarso per ora. Ma poverino, magari ci rimane male. Lo so, però magari gliene rifiutiamo due o tre, poi ne pubblichiamo uno così un po' più felice, torna a lavorare un po'. Magari intanto gli offriamo un hot dog, non lo so. No, per ora lasciamo perdere, poverino, è comunque livello 1, non sapeva fare i video, è anche normale, deve prendersi un po' di tempo per imparare. No, si è offeso. Si è offeso subito perché abbiamo rifiutato il video. Si è offeso. Ma cioè, non è No, tu non hai capito. Si è licenziato. Si è licenziato. Ci molla a testa. Ci molla il collaboratore. Io, ragazzi, non ho parole. Cioè, siamo delle persone terribili. Cioè, cosa abbiamo che non va? Scusa. Spiegami cosa abbiamo che non va. Io pensavo fosse la cosa giusta da fare. Adesso io e te facciamo questo discorso. Perché tutti ci mollano? Perché abbiamo un modo di fare che alla gente non piace. Cioè, alla fine, Tessa, hai capito? Se ne è andata durante la collaborazione, noi abbiamo lavorato. Potevamo andare al party con lei, eravamo stanchi, abbiamo deciso di riposarci e lei si è arrabbiata. In questo caso abbiamo pensato prima ai nostri iscritti che al nostro collaboratore e lui si è arrabbiato. Ma per un video, cioè neanche per a dire che non gliene abbiamo pubblicato neanche mezzo. Ok, e il gioco si è totalmente bloccato, non possiamo più fare nulla, non possiamo registrare, parlare, chiamare qualcuno. Avevamo questa cosa del collaboratore. Gli obiettivi dei collaboratori. Ma lei se n'è andato subito, quindi non possiamo fare quello che ci chiede e non possiamo proprio fare nulla. Siamo riusciti a buggare il gioco perché mai avrebbe pensato il gioco che qualcuno poteva far licenziare il collaboratore al primo video. Non era contemplato. Al primo video, dopo 5 minuti, penso che non abbiano proprio contemplato questa possibilità. E quindi adesso siamo bloccati, il gioco non ci permette più di fare nulla. Anche perché io volevo richiamare Erwin, giusto? Mi sì? sono già dimenticato il suo nome. Poverino. E vabbè, sono cose che capitano. Per appunto convincerla a tornare, dirgli dai, torniamo amici, certo. Puoi tornare a fare i video per noi. Invece il gioco ci ha bloccato tutto, ha detto basta, siete un disastro, non potete più continuare. Cioè guarda, non possiamo più fare nulla, oddio santissimo. Ok, direi di fermarci così, io non ho parole. Una delusione dopo l'altra. Spero solo che troveremo un modo di sbloccare questa cosa, perché ci manca solo che per colpa di Erwin dobbiamo riniziare il gioco perché non riusciamo più a risolvere. Io sto sperando che si risolva tutto per il meglio. In ogni caso ci fermiamo. Erwin! È tornato! Erwin! Aspetta! Sei tornato! Non ci possiamo farci parlare. Nulla! Stereniki, convincilo, ti prego, ne va del nostro canale. State ridendo! Per okay. forza, dai, è tutto a posto? Felici. Tornati amici, tornati collaboratori. No. Se ne va. Non è convinto. Cercheremo comunque di convincerla a farlo tornare perché io voglio lui come collaboratore. Ci perdonerà per forza. Beh ragazzi, il video finisce così. Se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.